la scelta di Dario Ballini è una scelta che ho fatto, diciamo, che ho maturato in pochissime ore, proprio perché rappresenta in questo caso la continuità della visione, perché so benissimo quanto lui condivida, insomma, il percorso fatto. Sicuramente c'è bisogno in questo momento anche di un po' di freschezza, ci sono tante cose che in questo momento stanno per maturare, il discorso di ABC, il discorso dell'attivazione, quindi del porta a porta. Nel porta a porta spinta, in funzione anche del mutuo che dovrebbe arrivare. C'è una Marina che in questo momento, insomma, deve saper convivere con l'emergenza, e anche in questo caso non possiamo assolutamente sbagliare. E discorso, c'è un accordo quadro per il verde che sta avendo un suo completamento, che è qualcosa di cui si ritroverà la città. Quindi io credo che, insomma, quanto si è seminato in questo momento deve essere in fase di raccolta. Quello che si è seminato faceva parte del nostro mandato sindacale. E a Roberto devo assolutamente dire grazie per quanto ha fatto fino adesso, a lui va riconosciuta onestà, assoluta abnegazione alla causa. E un altro grazie lo devo assolutamente ai consiglieri che in questi anni hanno, nonostante le mille difficoltà di questa amministrazione, portato avanti un'azione riformatrice all'interno dell'ente che ha pochi precedenti nella storia di questo ente.